4 Hotel. Bruno Barbieri, in veste di esperto di hotelry, testa lo stile, l'efficienza e l'eleganza degli hotel. Facciamo il check-in? Quattro professionisti hanno deciso di confrontarsi. Simba, lui e Massimo. Ogni albergatore soggiornerà nell'hotel dell'altro. Ecco, questa è la mia stanza. Un giorno e una notte per giudicare location. La vista vale il viaggio. Camera. È una tomba, ragazzi, Inspiriamo. Servizi. Sto andando alla grandissima. Questa è una roba che spacca. SEO. Prezzo. A loro disposizione un voto da 0 a 10. Il premio è di 5.000 euro da reinvestire nella vostra attività. Un giudice d'eccezione, Bruno Barbieri, l'unico chef in Italia ad aver ottenuto 7 stelle Michelin. Le sue capacità e la sua disciplina lo hanno portato a ottenere risultati straordinari e importanti riconoscimenti e a diventare giudice inflessibile di MasterChef Italia. Con le stesse qualità ci condurrà alla scoperta di un altro mondo che conosce molto bene, quello dell'Hotel Ritz. E il cliente più esigente sarà proprio lui. Sono già fuori di testa. Attendere in linea, prego. Scusi, non volevo renderle la vita difficile, ma... Il suo voto sarà decisivo nella classifica finale. Confermerò o rivoluzionerò la classifica. Preparate le valigie. 4 Hotel sta per iniziare. Vivace, colorata, misteriosa. Oggi 4 Hotel è in una delle città più belle d'Italia, Napoli. Il suo fascino è capace di attirare milioni di viaggiatori da ogni parte del mondo. E a far sentire il turista un ospite speciale ci pensano gli albergatori partenopei, con i loro hotel posti all'interno dei palazzi storici della città. Ci siamo! La sfida di 4 Hotel sta per iniziare. Il primo hotel è un piccolo albergo nel centro di Napoli. Dionisio, il suo proprietario, lo ha chiamato in un modo molto particolare, la ciliegina. A Napoli ci voleva la ciliegina sulla torta e noi siamo la ciliegina sulla torta. La ciliegina è il numero uno dei maggiori siti di recensioni italiani ed esteri. Abbiamo 13 stanze in stile mediterraneo, una terrazza meravigliosa con vista su piazza del municipio. E soprattutto ai clienti che arrivano in hotel, noi consegniamo simbolicamente le chiavi della città. Ci definiamo una sorta di Caronte. Il nostro scopo è quello di traghettarli nella visita della città. Maradona dice che si vince e vinceremo, sicuro. Il secondo hotel napoletano in sfida è nel cuore pulsante della città, Spacca Napoli. Si chiama Santa Chiara Boutique Hotel e il suo proprietario Giuseppe è un appassionato di arte. Il Santa Chiara Boutique Hotel è un palazzo del 1600, del periodo borbonico. Abbiamo deciso di restaurarlo e renderlo disponibile alla città attraverso una struttura alberghiera di lusso. L'ospite respira non solo la storia, ma anche l'arte contemporanea, il nuovo ed il moderno. Le nostre stanze sono 7 suite, superiore alla dimensione media di una camera d'albergo a Napoli. E ognuna è differente, ognuna è particolare. Oggi i clienti vogliono avere un qualcosa di unico. Anche se non siamo una grande struttura, vogliamo dimostrare che siamo un gioiello di questa città. Il terzo hotel è completamente diverso dagli altri. Si chiama Neapolitan Trips e Luca, il suo giovane proprietario, lo definisce un villaggio turistico urbano. L'idea è stata quella di concentrare in un grandissimo edificio 3 diverse realtà. Noi siamo innanzitutto un hotel, un bed and breakfast ed un ostello della gioventù. Ma la cosa più bella, secondo me, del Neapolitan Trips è che le aree comuni sono tutte quante vive. Abbiamo una playground dove si può tranquillamente giocare a freccetti, a dama, a ping pong. Abbiamo 2 bellissime terrazze e chiunque alloggia al Neapolitan Trips può viverle. Mi sento molto sicuro in questo momento. Credo che il Neapolitan Trips abbia tutte le carte in regola per vincere. Siamo una novità da un punto di vista italiano e soprattutto mondiale. La sfida tra gli hotel di Napoli ha come quarto protagonista il Relais sul mare, un hotel che si affaccia proprio sul lungomare accanto a Castel dell'Ovo. La sua direttrice si chiama Francesca. Questa struttura dispone di 6 magnifiche camere, 6 vere e proprie bomboniere. Quando un cliente dorme qui viene coccolato dal suono del mare, sembra davvero di essere in una barca. Il mio staff è composto prevalentemente da donne forti, in gamba. A Napoli si direbbe
cazzute. Organizzazione, professionalità prima di tutto e qualità, sempre e comunque. Ce la vogliamo fare, vogliamo vincere. La sfida tra gli albergatori napoletani inizia da Piazza Municipio. Collocato ai piani superiori di un palazzo storico si trova la Ciliegina. Dionisio, albergatore da 3 generazioni, è il suo proprietario. Albergatori, prima impressione? Sicuramente ci troviamo in una zona caratteristica di Napoli. Ma io trovo l'ingresso pulito, l'albergatore ha curato anche le fioriere esterne, che è un impatto sociale importante. Io non avrei usato delle pattumiere di basso profilo per ospitarci delle piante. Mi sembra una cosa molto, come diciamo a Napoli, arrepezzata, ossia arrangiata per il momento. Dunque, vediamo. Secondo piano, centro di dialisi. Ah, ecco, ciliegina al terzo piano. Un po' strana questa cosa. È tipico negli hotel di nuova concezione napoletana essere presenti in palazzi condominiali. Però, per chi non sa che lì c'è l'hotel, non se ne rende conto. Ma perché li chiamate hotel? Beh, sicuramente è una nostra... accentazione. Accentazione napoletana. In realtà io utilizzo molto il termine albergo. Tutti all'hotel! L'hotel è un attimino più dialettale. Oh, quanti chili tiene questo? Aspetta un attimo. Vado? Vai. No. Non ce la facciamo, il peso. No, perché no, il peso, forse sono io che con la... Allora, aspetta, scusami. No, non è un problema. Vai. Aiuto, io che soffro di vertigini. Ah, non posso guardare a sinistra. No, neanche a destra. Sale. È un vortice, no. Sale tanto, sì. Dai che siamo arrivati. Oh, vai. Scusami, ti passo davanti. Prego. Non posso guardare giù. Da bambino mi chiamavano aderente, perché quando succedevano queste cose stavo aderente ai muri, capito? Dai, non si può. A Napoli c'è un detto che non voglio dire adesso. No, dillo, qual è? A Napoli si dice che le zoccole camminano sotto i muri. Grazie. Lasciamo stare i detti. A me non piace questo ballatoio e secondo me non è all'altezza di una tipologia di struttura come questa nella quale siamo per entrare. Vi presento Dionisio, il proprietario dell'hotel La Ciliegina. Albergatori, vi ricordo che abbiamo un compito ben preciso. Giudicare. E cosa andremo a giudicare? Location, camera, servizi e prezzo. Potrete valutare ogni categoria con un voto da 0 a 10. Il premio è di 5.000 euro da reinvestire nella vostra attività. Bene. Possiamo procedere con il check-in? Noi ci vediamo sicuramente più tardi. Con il check-in inizia il soggiorno nel primo hotel in gara. Mentre a Bruno è stata riservata una junior suite, agli albergatori sono state assegnate delle camere deluxe. Le camere sono tutte in stile mediterraneo, colori tenui. Bianco, c'è molto bianco. Dà l'impressione di stare in un posto di mare. Personalmente credo che questa camera abbia sicuramente un arredamento molto curato, però quello che noto proprio che manca è la luce, un senso di ampiezza. Comunque parliamo di una camera molto piccola. Avere un balcone a Napoli, al centro, sempre carino, eh? Bella vista sulla città. A Bruno abbiamo assegnato la camera 1001, che è una camera che ha un king size bed. Letto king size, bello grande. Le lenzuola sono di lino. Posso capire che son di lino, ci sta anche, però la linea del ferro da stiro non va bene. Si potrebbe sistemare, ci vuole un po' più di classe, bisogna lavorare un pochino più di fino. Oh, questo capello sicuro non è mio e trovarlo su un materasso appena arrivi è veramente out. Io sono uno che cerca sempre il pelo nell'uovo e qui ne ho trovato un altro. Caro Dionisio, non ci siamo. Non mi puoi mettere in una suite un pavimento bianco. È bello, però il problema è che dopo 5 minuti che ci cammini sopra è già tutto sporco. E anche tanta polvere sui battiscopa, che è una cosa che odio tantissimo. La ricercatezza della biancheria e la qualità dei materiali sono state valutate positivamente dagli albergatori. Il bagno mi piace. Anche se Francesca ha evidenziato una scarsa luminosità della camera. No. Mentre Luca ha un basso livello di pulizia. Abbiamo sempre molto polvere. Luca della camera 1005 si è lamentato che ha trovato un po' di polvere intorno al battiscopa. Che cosa facciamo in questi casi? Mandiamo un biglietto di scusa al cliente e una bottiglia di prosecco. Mi è sembrata un po' una ruffianata questa, però. Diciamo, meglio lasciarli ubriacare così non si accorgono di nulla.
Terminata l'ispezione, Bruno decide di testare un servizio esclusivo dell'hotel. Vediamo dov'è la vasca. Adesso controlliamo tutto. Sulla terrazza è stata creata un'area relax dove è possibile rilassarsi in una vasca idromassaggio riscaldata. È ghiacciata l'acqua. Mandiamogli subito qualcuno e vediamo se ha bisogno di qualcosa. Allora, o mi dici che siamo fuori stagione e quindi la vasca idromassaggio non c'è, oppure se mi dici che c'è con l'acqua riscaldata, poi arrivo, l'acqua è fredda, adesso vado di sotto, poi mi sentono. È perché poi mi scatta un venerdì. Salve. Sono andato su nella vasca idromassaggio, cioè l'acqua è fredda. Posso intervenire, Bruno? Sì. Per noi italiani la temperatura non era adatta, però per noi è una clientela prevalentemente straniera. Ah, gli stranieri fanno il bagno così? Avrebbero ritenuto gradevole. La storia sarebbe, vado su, mi faccio una vodka, bravo, vado dentro e anche sarebbe auspicabile in buona compagnia. Visto che la buona compagnia non ce l'ho, per la vodka un po' presto, torno in camera. Ti riposi. Intanto Luca ispeziona altri ambienti dell'hotel. Lo sporco si deposita sempre negli angoli. Giuseppe testa il servizio bar. Però i taralli sono buoni. E Bruno deve ritornare in camera senza aver provato l'idromassaggio. Una delle regole dell'hotellerie è quella di non contraddire mai il cliente. Ecco, così, no? Perché gli stranieri, perché i tedeschi. Poi comunque, quell'acqua lì è fredda anche per un tedesco. Punto e basta. Con la sera è arrivato il momento di testare un servizio che la ciliegina organizza per far vivere ai propri ospiti la Napoli più autentica. Buonasera, che bel posto! Si tratta di una cena nel Vascio. Prego, da questa parte. Una piccola abitazione tipica dei quartieri spagnoli. Io mi chiamo Fabio. Fabio, con due B. Con due B perché si vuole il rafforzativo, serve. No? Chiaro. Ma si mangia? Abbiamo preparato un menù tipico napoletano. Allardiata, pasta e patate con la provola, polpette e patate, zeppoline fritte dolci. Stasera abbiamo il fegato che farà i palleggi con le ginocchia. Cucina tipica, un'atmosfera tipica. Apriamo una casa di Napoli. Oltre a gustare le specialità di Nunzia, è anche possibile partecipare a una lezione di cucina. Cosa fai? Non la salti la pasta? Non la salti? No, no, come a casa. Come così? A casa proprio? Okay, io cucino come casa mia. Il servizio del Vascio sicuramente merita tanto. Questo è il cucchiaio. Vai. A te le belle cose. Ciao. Ok. È un'esperienza a contatto con la cultura napoletana al 100%. Nunzia, allora, ti porto in America. Ah, meno male. Male, figuretta da te. Sicuramente è un servizio molto caratteristico e soprattutto diverte la clientela. Tu vuoi parlare americano, 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 che da me ti lo fa. Bravo Fabio. Dopo aver respirato l'atmosfera di una tradizionale casa napoletana, gli albergatori ritornano in hotel, dove li attende una camera, un letto con lenzuola di lino e, si spera, un sonno confortevole. Il nuovo giorno inizia con la colazione, un servizio importante perché deve soddisfare i gusti di una clientela ampia e variegata. Albergatori, buongiorno. Buongiorno. Dormito bene? Sì, molto bene. Molto sì. Bene. Francesca, tu? No, io ho dormito bene, però poco, perché sul letto non c'era la coperta. Quindi sono stata praticamente costretta a tenere accesa l'aria condizionata tutta la notte a 30, però preso sonno proprio tardi. Credo che si arrampi un po' sugli specchi qui, Francesca. Buongiorno. Buongiorno. La colazione è al buffet, tranne per le bevande calde che vengono servite da noi. C'è qualcosa anche alla carta, che so, uova. Le uova ci sono, sode. Solo sode. Sì, non abbiamo la cucina qui. Ah. È stranissimo, non capisco come fanno a non avere la cucina. Solo sode. Abbiamo quelle normali e quelle biologiche. Chi vuole un po' le uova e il bacon? Beh, un'altra tipologia di albergo, ti voglio una colazione più delicata. Io diciamo che la mattina preferisco decisamente di più il dolce. Mi sarei aspettata di più da una struttura del genere e soprattutto una varietà maggiore di prodotti, senza dubbio più freschi, più buoni anche. C'era la mozzarella, c'era la pastiera, c'erano le sfogliate ricce e frolle, c'era il biscotto alla marena, che sicuramente copierò a Dioniso. Colleghi albergatori, spero che la colazione vi abbia soddisfatto. Posso fare un piccolo appunto? Le uova. Abbiamo deciso che tutto quel che siamo in grado di fare nel miglior modo possibile lo facciamo. Quello su cui in qualche maniera potremo... Ho capito, però un uovo fritto. Ci abbiamo riflettuto moltissimo e alla fine abbiamo deciso
di non farla. Se un cliente vuole un prodotto, deve essere uno sforzo dell'albergatore di fargli arrivare quel prodotto. E qui quindi non ci siamo. Ti lascio qua a fare due chiacchiere con loro che io vado a prendere il conto. Con la colazione termina il soggiorno nel primo hotel in gara. Una volta conosciuto il prezzo, gli albergatori avranno tutti gli elementi per votare. Albergatori, secondo voi cosa abbiamo speso a testa? 160. Io dico 130. Francesca? 120 al massimo. Ok, bene, allora albergatori, vediamo. Abbiamo speso a testa la bellezza di 204 euro e 62 centesimi. Bruno, questo è compreso del servizio di ieri? Nel dettaglio, allora, la mia stanza costa 200 euro, le vostre costano tutte e tre 160 euro, poi abbiamo la cooking class che costa 30 euro a persona, quella che abbiamo fatto ieri al basso. Sono rimasto molto deluso dal conto, mi sarei aspettato un 30% in meno. È arrivato il momento di votare. Alla location ho dato 8 perché siamo in centro città, a due passi dalla metro. Alla camera ho dato 5 perché l'arredamento è di mio gusto, però è poco luminosa e non c'è assolutamente vista. Ai servizi ho dato 3 perché quando un ospite ti dice che la camera non è pulita come vorrebbe, tu gliela ripulisci, non gli porti un bicchiere di spumante. Al prezzo ho dato 0 perché credo che sia troppo alto rispetto a quello di cui abbiamo usufruito. L'hotel La Ciliegina è in pieno centro e su questo nulla da dire. Per quanto riguarda la mia camera, discreta, ma se parliamo di suite mi aspetto altro. I servizi si può fare molto di più. La Ciliegina ha totalizzato 55 punti. La location vicino a Piazza del Municipio è stata molto apprezzata. Al contrario, il prezzo ha sollevato qualche perplessità. Manca però il voto di Bruno che potrà confermare o rivoluzionare la classifica. La sfida continua con il secondo hotel in gara. Sotto una pioggia improvvisa è il momento di spostarsi a Spacca Napoli. All'ultimo piano di un palazzo del XVII secolo si trova il Santa Chiara, un boutique hotel dove si respira l'atmosfera di un'antica casa nobiliare. Albergatori, prime impressioni? Qui ci troviamo nel cuore di Napoli, è un palazzo storico che rispecchia tutti i canoni di un palazzo antico di Napoli. Luca? Sono piacevolmente sorpreso di questo arrivo. Io sono molto curioso. Sono molto curioso anch'io, andiamo a vedere. Manca un po' di arredo all'interno del cortile. Ma andiamo su Dionisio. L'ascensore è in uno stato di vetustà. Ci vuole la moneta? No, vai. Occuparsi dell'esterno fa parte degli obblighi di un albergatore. Scusate, ma si è aperto l'ombrello. Ma l'ombrello a Napoli è aperto in Napoli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Giuseppe. Ben arrivati. Buongiorno, albergatori. Buongiorno, Bruno. Qui siamo in una dimora storica, Palazzo Tufarelli. Vi lascio per il vostro check-in. Così potrete accomodarvi nelle vostre stanze per rilassarvi. Grazie, Giuseppe. Buona giornata. Grazie. A dopo. Grazie, a dopo. Al Santa Chiara Boutique Hotel sono presenti esclusivamente delle suite. Alla sinistra ci sono le vostre camere, le grazie. Suite. Camere di ampia metratura, ricavate dalle antiche stanze di Palazzo Tufarelli. Per gli albergatori è il momento di ispezionarle. Ah, però, una piazza d'armi enorme, la camera grandissima. Agli albergatori non possono non piacere le stanze. Ah, c'è anche il soppalco. Molto bella questa camera. Il carabottino mi piace moltissimo. Anche questo lampadario. Qui si respira la storia nobiliare di Napoli, perché durante i lavori di restauro noi abbiamo trovato delle porte affrescate del 600. Molto bella, bisogna dire, davvero è bellissima. Abbiamo trovato degli affreschi e dei soffitti bellissimi. Originali, devo dire, ci sono delle chicche mica da ridere. Questo fa di ogni stanza un posto unico. Molto carina la scelta di mischiare moderno e classico. Io avrei coltivato l'idea della vecchia casa nobiliare. Questa bella radio antica. Queste lampade non c'entrano nulla. Alla mattina, quando io mi faccio la barba, così allo specchio mi faccio la barba e vedo questo bellissimo palazzo, beh, tanta roba. Bruno, secondo me si sta sentendo un nobile. Un calamaio. L'ultima volta che l'ho usato facevo la prima elementare. Mi viene voglia di scrivere una lettera. Speriamo che abbiamo colpito nel segno. Cara mamma, ti scrivo dalla mia cameretta. Assolutamente, questo copriletto è tutto macchiato.
albergatore. Sono molto simpatici. A me il copriletto proprio non piace. Chiederei un altro copriletto. Anzi no, tolgo il molto. Molto fresca. Qui si mangia bene, ma mi mancano... mancano tanto i tuoi tortellini. Non c'è la ragazza che fa le... No, non c'è. Ah, e non va bene sto fatto. Tu come stai? Perché se non glielo chiedo poi lei si arrabbia. Wow. Il tuo bambino, Bruno Barbieri. Arrivederci, buona serata. A dopo. Buon lavoro. L'ispezione si è conclusa. Il restauro accurato degli ambienti è stato apprezzato, in particolare da Bruno, che si è lasciato ispirare dall'atmosfera unica che si respira nelle camere. Buonasera. Dovrei spedire questa lettera alla mia mamma. Dopo aver testato l'intervento dello staff, anche Francesca alla fine sembra essere più a suo agio. Ecco qua, ora sicuro garantisco che è pulito. Conclusa l'ispezione, è il momento di valutare uno dei servizi pensati da Giuseppe per il suo hotel. Buonasera. Buonasera. Da appassionato di vini, mette a disposizione un sommelier professionista che conduce gli ospiti in una degustazione delle eccellenze locali. Parliamo del vitigno principe della Campania, l'Aglianico, in una versione inedita, un metodo classico che esalta le caratteristiche femminili dell'Aglianico, quelle più nascoste. Il servizio della degustazione è sicuramente di per sé interessante. Ognuno troverà il proprio profilo femminile, quello più accattivante. Il vino è come, un po' come una donna, può essere dura o può essere più morbida. Io ci trovo una donna un po' acida. Vedi, la femminilità. Anche perché le donne un po' acide mi piacciono anche. Tu la vuoi acida, io la voglio violenta. Ah sì? Io mi sono sentito leggermente a disagio perché non amo particolarmente il vino. Io trovo che non solo il vino sia sopravvalutato, ma anche il cibo sia sopravvalutato. Certo che dire a Bruno che non piace mangiare. Cioè, quindi non mangi? Cioè, mangio non ti poco, piace? Mangio poco, bevo poco. È strano perché l'hotelleria c'ha un legame profondo con la ristorazione, con l'enologia, con i vini. Magari voleva distogliere l'attenzione da questo servizio che effettivamente stava avendo successo. Tutta strategia, non so. Chissà. Alla nostra. Forse dormiranno i sogni con un pizzico di creatività in più. Accompagnati dalla dolce ebbrezza del vino, gli albergatori sono pronti per andare a dormire. Bruno, però, approfittando della posizione dell'hotel, decide di fare due passi lungo la centralissima Spacca Napoli. Fai dei babà da paura. Grazie. Spettacolo totale. Dove si trova veramente di tutto. Buono. È un anice arancia ciciranella, napoletano, mi si. Allora vai, mo. Oh, te la casa. Con il nuovo giorno manca un ultimo servizio da valutare, quello della colazione. Albergatori, buongiorno. Buongiorno. Vi vedo con delle belle facce, quindi immagino che avrete dormito molto bene. Io ho avuto la fortuna di ritrovare in camera lo stesso cuscino che uso a casa. Non succede spesso. Fortuna del principiante, però abbiamo diverse tipologie di cuscino, quindi... Chi si prende cura di noi? C'è un cameriere. Federica. Buongiorno, sono Federica. Qui facciamo colazione continentale, tutto a buffet e anche, discrezione vostra, delle uova. Benissimo. E questo ci piace. Fate anche i centrifugati, cose del genere? No, facciamo spremute di agrumi. Però un'idea che va fatta, comprare una macchina per fare i centrifugati. È giusto, giusto. Con un po' di zenzero? No, mannaggia, non c'è. In una colazione di un'antica casa nobiliare, non me ne voglia male Bruno, ma non ci azzecca niente. Perché contaminare le nostre tradizioni con altri sapori? Ma non è contaminare. Io credo che sia più un'innovazione. La gente che viene a Napoli vuole vedere Napoli, vuole mangiare Napoli. Però un frullato di verdure, una grattatina di zenzero, cioè non fa la differenza, non cambia Napoli, dai. Valorizziamo i nostri prodotti locali. Dionisio, rispetto a noi giovani albergatori, ha sicuramente una visione un attimino un po' più datata, diciamo così. Vediamo se il prosciutto e il salame sono partenopei. Il mio buffet è dolce salato. Le torte sono fatte da una pasticceria napoletana, quindi tutto fresco, cosa vuoi di più? Sono a Napoli, oggi 2 chili in più. La colazione che ci ha offerto Giuseppe mi ha convinto sotto il punto di vista della varietà. Ecco, forse l'unica cosa... Che ne pensate dei quadri? No, quelli non sono di mio gusto.
Anche perché inevitabilmente catturano l'attenzione. È chiaro. E poi è un peccato in un contesto così suggestivo. Un quadro può trasferire alle persone comunque un'emozione, sia negativa o positiva. Se ne parla, quindi le persone passano in compagnia. Intanto che voi finite la colazione, io vado a prendere il conto. Albergatori, il nostro soggiorno al Santa Chiara Boutique Hotel termina qui e questo è il conto. Secondo voi cosa abbiamo speso? Direi 150 euro a persona. Francesca? Direi sui 100-110 a persona. Io direi sui 130. Abbiamo speso 197,88 euro. La degustazione è costata 35 euro a persona. La camera di Dionisio è costata 157 euro. La camera di Luca è costata 149 euro. La camera di Francesca è costata 146 euro. E la mia, che era una suite, 165 euro. Assolutamente non mi aspettavo che la mia camera costasse 147 o 149. 46. Troppo. Mi sembra un buon prodotto, però nulla che giustifichi questo prezzo. Il conto non mi è piaciuto. Sinceramente una cifra così elevata per, sì, una camera molto grande, però comunque ad uso singolo, lo trovo un po' ingiustificato. Prego. Alla location ho dato 7 perché siamo in una posizione fantastica, al centro di Napoli, nel cuore della città. Alla camera da letto ho dato 5 perché era ampia, un'ottima profumazione e ben illuminata, ma in una camera da letto il copriletto ha da sparire. Ai servizi di questa struttura ho dato 5 perché mi sarei aspettato qualcosa di più accattivante rispetto ad una semplice degustazione con taralli e noccioline. Al prezzo ho dato 2 perché credo che Giuseppe abbia sbagliato la sua politica tariffaria e da albergatrice questo lo so riconoscere. Soggiornare all'Hotel Santa Chiara è stata un'emozione. Un edificio storico nel cuore di Spacca Napoli è tanta roba. Però qualche pecca c'è. La scelta dei pezzi d'arredamento moderni non è particolarmente azzeccata. Il Santa Chiara Boutique Hotel ha ottenuto 57 punti, posizionandosi al primo posto. Questo però è solo un punteggio parziale, perché manca ancora il voto di Bruno che sarà svelato alla fine dei 4 soggiorni. È il momento di spostarsi vicino a Via Toledo, dove il Neapolitan Trips di Luca fa coesistere in una stessa struttura un hotel, un bed and breakfast e un ostello. È questo, albergatori, prime impressioni. Leggo casa del mutilato di guerra, quindi forse è un palazzo storico. Epoca fascista, direi, no? Sì, razionalismo italiano. Non amo questa tipologia di palazzi, dalle linee molto dure, nette, forti. Salve Bruno, salve cari colleghi. Siamo qua. Benvenuti nel nostro villaggio turistico urbano. È la prima volta che sento questa espressione. La cosa mi lascia un po' spiazzata, sì. Vi accompagno al check-in attraversando quella che per noi è la riproposizione del Palazzo Reale di Napoli. Prego, venite. Quella che stiamo attraversando è la parte dedicata alla servitù del re, quindi siamo del bed and breakfast del Neapolitan Trips. Okay. Qui entriamo nell'hotel, la parte dedicata ai nobili. Luca, non fa un po' strano però per arrivare a fare il check-in devi attraversare tutta la parte delle camere? Diciamo che questa è un'idea che abbiamo studiato in modo abbastanza preciso e chiaro. No, abbiamo camminato troppo e tra l'altro siamo passati davanti alle camere, quindi era una situazione di disagio e anche di imbarazzo. Benvenuti presso il nostro villaggio turistico. Con questa card voi avrete accesso ad una cucina al terzo piano che è a disposizione di tutti gli ospiti. Abbiamo delle zone in cui è possibile giocare a freccette che sono di competenza dell'ostello. In hotel c'è un roof garden con una terrazza solarium. Mi faccio capire bene perché questo è l'hotel. Dove siamo noi è l'hotel. Questo è l'hotel. Ok. Voi soggiornerete in hotel. Io non ho capito nulla. Ok, neanch'io. Ci accompagna lei? Andiamo, prego. Di qua? Prego, seguitemi. Dopo un check-in un po' confuso, come di consueto, per Bruno e gli albergatori è il momento di ispezionare le camere. Una delle regole dell'hotelleria è dare al check-in informazioni esaustive. Io non ho capito nulla. E adesso vediamo la camera. Ho deciso di assegnare ai miei ospiti le camere deluxe dell'hotel. Le camere si rifanno a quelle che erano le vecchie dimore dei re di Napoli. Sono certo che si sentiranno dei veri e propri nobili. Vediamo se ci sono tracce di nobiltà. Anche qui c'è il copriletto. Va tolto perché è antigienico.
Sembra una camera abbastanza pulita, come primo impatto. La camera è pulita, ma devo dire che non mi piace tanto. Qua di deluxe non vedo proprio nulla, mi sembra una camera molto normale. Vedo un po' di confusione sugli stili adottati. Qui il lusso non c'è. I cuscini sono tutti sbrugnocolosi. Cosa c'è dentro il cuscino? Delle palline? La carta da parati? Non mi sento a mio agio qua dentro, c'è qualcosa che non quadra. Ma che cos'è questo rumore? Cos'è? C'è qualcosa che non va. Cos'è sto rumore? Cos'è? Non capisco se è l'aereatore. Fai lo scarico. No, a maggior ragione io me ne vado. Non vorrei che durante la notte partisse. Salve, senta, c'è un problema. Vorrei cambiare stanza, se è possibile. Come mai vuole cambiare camera? Sono entrato, non mi sento a mio agio. Scusi, signorina, so che magari le porto un po' di disagio, però proprio se c'è quella roba... Il cambio di biancheria da letto viene effettuato ogni 3 giorni. In caso di richiesti di cambio di biancheria sarà addebitato un importo pari a 6 euro. Se è una zona nobiliare, che fanno? Io uso un asciugamano, si sporca e loro non me la cambiano. Mi pare veramente una caduta di stile. Questo non mi piace. Allora, questo è trattamento bed and breakfast, giusto? Certo. Però parliamo sempre di una tipologia di camera con bagno privato. Trovo che sia un po' tutto un po' impersonale, non riesco... Non lo so... Dov'è che c'è un po' di... c'è qualcosa? In ostello al terzo piano, non so se lei già ha visto questa parte della struttura. Andiamo al terzo. In camera è partito uno strano rumore, credo sia dallo scarico. Ok, vediamo subito. Grazie. Allora, le camerate sono queste. Quando un ospite arriva, ha un posto letto e uno spogliatoio qui nella camera stessa e poi i bagni sono condivisi. Io voglio dormire qua stasera, no. Oh, giuro, un'esperienza pazzesca che non ho mai fatto e mi si apre un mondo. Io mi fermo qui. Ok. Il rumore non era quello lì che ora ho ascoltato. Poi dove cacchio mi aggrappo? Qua? Vai, vai! Così? La sera sale la pressione dell'acqua, quindi in automatico bisogna regolare un pochettino la pressione. Quindi si è risolto? Sì, tutto a posto. Quando lavoravo in nave, dormivo in un letto tipo questo e dormivo sopra. Quindi ho deciso, dormo sopra. Però mi sembra strano, in 2 minuti così, che subito abbia risolto. Bah. Grazie. Grazie. Sono te, felice, Bruno. Grazie, sono felice. Io sono grazie. Felice che sei felice. Grazie, sono felice, grazie. Ciao. Ma veramente dorme qua, impazzito. Scopro un nuovo Bruno Barbieri, incredibile. Dormo nell'ostello. L'ispezione si è conclusa. Molte critiche per le camere dell'hotel, apprezzata invece la camerata dell'ostello. Magari la carta igienica me la danno, Inserita in un ambiente giovane e usufruibile anche da parte di tutti gli ospiti della struttura. Dalle prime sensazioni che avverto, il Neapolitan Trips sta colpendo Bruno in primis e mi auguro anche i miei concorrenti. Tocca a me? Sì. Dare la possibilità al cliente dell'albergo di entrare in uno scenario completamente diverso, secondo me è un'idea vincente. Nove! È un altro 9! Sull'ostello nessun dubbio, mi piace moltissimo. Oh, 8-8 sto carburando! Sull'hotel ho moltissimi dubbi, mi sembra un corpo del tutto estraneo rispetto all'ostello. È un simpatico disastro. Per gli albergatori la giornata non è ancora finita. L'hotel del Neapolitan Trips dispone infatti di un ristorante dove Luca offre un particolare servizio. Ragazzi, facciamoli divertire che non si aspettano nulla. La riproposizione della cena borbonica. Circa 200 anni fa, Re Carlo I organizzava delle cene a palazzo. All'improvviso, in modo del tutto estemporaneo, succedeva qualcosa di teatrale che assorbiva tutta l'attenzione del pubblico. Ma l'ho capito, mi stava cercando? Vieni qua, cosa vuole? Siete voi il caporal Battista? Sì, c'è qualche problema, non ho capito. No, nessun problema, tenete voi con questi capelli qua. Personalmente, a me questa piccola rappresentazione teatrale ha rovinato l'atmosfera. Io da albergatrice non l'avrei proposto. E secondo me sto meglio. Se me l'avesse proposto all'ostello l'avrei trovato congruo. Uno fiasco di vino bianco. Nel contesto in cui me l'ha proposto non mi è piaciuto per niente. Mi è passato l'appetito. Ormai è notte. Non proprio entusiasti, ora gli albergatori testeranno la qualità del sonno nelle loro camere. Bruno, invece, dovrà prendere confidenza con la sua nuova sistemazione. Questa notte, nella camerata dell'ostello, testerà il comfort dello spogliatoio. Che bello!
Il rispetto delle regole comuni. La birra è sua? Sì. Non si potrebbe. E l'insonorizzazione della stanza. Buonanotte. Perché il villaggio turistico urbano è un'esperienza da vivere a 360 gradi. Anche alle prime ore del giorno, per valutare la colazione. Albergatori, buongiorno. Buongiorno, Bruno. Bruno, come avete dormito? Ben trovato. Io bene. Bene? Francesca, tu? Anche io bene, a parte qualche piccolo rumorino dalla strada. Il rumore l'ho sopportato bene, il resto devo dire un piccolo disastro. Io sono tornato e la camera era ancora sotto sopra. Si fa il ripasso. Avrei apprezzato che Luca mi risistemasse la camera. Se siamo nelle stanze del re, signori, ci vuole la servitù. Dionisio stamattina si è alzato così, Ci sono le regole. Ecco qua, buongiorno. 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 Chiamatemi un rompiscatole, però io sulle regole non transigo. Signora, ma a lei le piace come è apparecchiata questa tavola? Perché? Non le piace a voi? Ma la forchetta dove deve andare, Bruno? Da questa parte. Bravo, la spostiamo. Allora voglio dire, la spostiamo via. Tutti uno, la forchetta. Via. Olè. Olè. Cucchiaio, dove deve andare? Come suo solito, bravo, Dionisio si lamenta del nulla. Oggi mi sono svegliato di cattivo umore, signore. Probabilmente soffre un po' della competizione. Questa è il nostro entrée di colazione, di qua. Grazie. Condivido alcune cose che dice Dionisio, ma non lo vedo sincero al 100%. È buono. L'ho detto bene? È buono. È buono. Il napoletano è una lingua, quindi è giusto che Bruno impari una nuova lingua. È buono. La birra deve essere molto più forte. È buono. Questa è detta bene. Per grande, è buono. Andiamo. Siamo vicini, siamo a buon punto. Cioè, se uno vuole prendere un po' di queste cose, dove le mette dentro? Non c'è nessuna tazza? A me questo buffet non sta piacendo. I prodotti sono ottimi, però la funzionalità del servizio lascia a desiderare. Senta, queste sono spremute, spremute o... No. Ah, non sono spremute, spremute. Ok. Beh, direi che come organizzazione del buffet è stato allestito un po' così alla carlona. In questi giorni Bruno non ha mai trovato una centrifuga che lui ama tanto bere a colazione. Beh, adesso, nonostante non l'abbia chiesta, gli farò una sorpresa. Signori, buongiorno. Buongiorno. Questo è un omaggio per voi. È un centrifugato mattutino, fresco. Ve lo offro io, visto che in questi giorni lo chef l'ha chiesto, non era... Luca, noi non dobbiamo compiacere i nostri clienti. Dobbiamo essere eleganti, raffinati. Interessante. Bevo questa per cosa, dimenticare. Questa cosa della compiacenza. Guarda, detta da lui è dai, gli porti il centrifugato con lo zendero. Comunque vi dico una cosa, è buono. Ah, ok, me lo bevo pure io. Se io non sono nelle condizioni di poterlo proporre tutti i giorni ai miei clienti, io non lo faccio poi il giorno in cui ho Bruno Barbieri a colazione. Sta giocando sicuramente di strategia, non c'è dubbio, ma siamo qui anche per questo, no? Comunque, il centrifugato e... Il Casatiello. Castiello vale il viaggio, te lo sì, voglio non dire. Non c'è dubbio. Non la regge. Un 35enne rispetto a una persona un po' più anziana come lui vince sempre, quindi è meglio che se ne faccia una ragione. Bene, albergatori, vi lascio finire la colazione, io vado a prendere il conto. Va bene. A dopo. Albergatori, Bruno. Il nostro soggiorno al Neapolitan Trips termina qui e questo è il conto. Secondo voi quanto abbiamo speso a testa? 206 euro a persona. 180. Anche io ero tra i 170 e 180, sì. Carissimi albergatori, abbiamo speso a testa la bellezza di 170 euro. Il conto è corretto? Ho detto 180, mi sono sbagliato di poco. Io che chiaramente ho dormito all'ostello. Hai speso? 14. 20 euro. Ah, per questo il prezzo si è abbassato. Avrei dormito anch'io nell'ostello i 20 euro meglio spesi. Le vostre camere sono costate 105 euro, tutti e tre. 105 euro per questa tipologia di camera credo sia tanto. Poi la cena è costata 91 euro a testa. 91. Perché l'euro? Perché 90 fa la paura. Non mi convince. Trovo il prezzo della cena veramente caro. Dionisio vuol sempre mettere la sua ciliegina. Ma io voglio sapere dei 6 euro della biancheria, Bruno. Cioè, io per 3 giorni non mi devo cambiare la biancheria, se voglio essere cambiato la biancheria devo pagare. Discuteremo al tavolo del confronto. Vabbè, ok. Adesso dobbiamo votare. Siete pronti? Pronti. Pronti. Allora, grazie. Questa per te. Alla location ho dato 3, perché qui di villaggio turistico urbano non trovo nulla, non funziona. Alla camera ho dato 4, perché sulla camera secondo me c'è tanto da migliorare. Ai servizi ho dato 1, perché il nostro mestiere di albergatori è fatto di regole e io qui non le ho trovate. Al prezzo ho dato 4 perché è un tantino alto rispetto a quello che mi sarei aspettata.
Al Neapolitan Trips, quando arrivi, te ne vorresti andare subito. Poi però ti piace un casino, ti entra davvero dentro. Cambiare camera mi ha aperto un mondo. Soggiornando all'ostello, sono tornato ventenne. Ottima l'idea di Luca, anche se va detto, le cose da sistemare sono ancora tante. Il Neapolitan Trips si posiziona ultimo nella classifica parziale. Gli albergatori non hanno trovato regali le loro camere e in generale hanno apprezzato più i servizi dell'ostello che quelli dell'hotel. Ma manca ancora il voto di Bruno, che potrà confermare o rivoluzionare la classifica. È ora la volta dell'ultimo hotel in gara, il Relais sul Mare, che si trova proprio sul lungomare Caracciolo, accanto a Castel del Lobo. Albergatori, prime impressioni? Il palazzo è molto bello. L'insegna invece a me non piace, sembra un'immagine sovrapposta ad un'altra, poi messa in una posizione forse troppo alta. Andiamo a vedere. Dopo un caloroso benvenuto di Francesca. Salve! Buongiorno! Vi do il benvenuto al Relais sul Mare Boutique Hotel. E il consueto check-in. Grazie. Con permesso. Prego. Tra i servizi che offriamo potete richiedere la colazione anche in camera. Esatto. C'è anche il personal shopper. Questo è molto interessante. Quindi al signor Barbieri assegniamo la camera 104. Okay. Per gli albergatori è il momento di ispezionare le camere. I colori di questa stanza sono molto delicati, molto eleganti. Quando un cliente entra in camera subito si rende conto della bellezza del panorama che ha di fronte. Che spettacolo, il Vesuvio innevato. Questo mare è meraviglioso. È proprio il caso di dire vido mare, quanto è bello, spira tanto sentimento. Anche se con questi specchi mi sembra più un albergo aureo. I fiori io li avrei fatti trovare nel bagno, non nella camera, perché corro il rischio alla lunga di una cattiva profumazione. Dei garofanini, questi li prendo e li porto sulla tomba di mia nonna Ferdinanda, detta Ferdi. Così, con tutto il vaso. A Bruno è stata assegnata la nostra camera suite superior dagli arredi di design. Possiamo mettere questo in una camera? Che cos'è? Dai. No, devi mettere una cosa un po' più carina. Ogni camera è dotata di letto del tipo king size. Il topper non c'è. C'è questo coprimaterasso in gomma che a me sinceramente non piace molto. Al fine di rendere poi il pernotto più piacevole. Questo gradino è il primo problema che vedo in un bagno. Potrebbe creare qualche problema di sicurezza. Questa roba qui non va bene. Sento anche un odore del sifone che è sempre una sensazione sgradevole. Questo si stacca, cos'è qua? Mancano i dettagli non sono curati. Le camere non sono state molto apprezzate da parte degli albergatori. È il momento di testare l'efficienza dei servizi dell'hotel. Pronto, buonasera? Sì, buonasera, sono Barbieri. Avrei bisogno di avere dei quotidiani. Mi dica tutto. Sì. La Gazzetta dello Sport. Sì. Il Corriere della Sera. New York Times. Anche la Settimana Enigmistica, grazie. Sì. Voi avete il personal shopper, no? Sì. Ho dimenticato il mio pigiama a casa. Ok. Potrebbe essere così gentile da mandare qualcuno a comprarmene uno? Taglia M. L'unica cosa è che non amo il color rosso. Grazie mille. Buonasera. Gli ho detto no color rosso. Vediamo. Tempo di attivarsi un attimo, in giro di un'oretta ci siamo organizzati per questo personal shop. Perfetto. Perché non si chiude? Sono Monica, come posso aiutarla? Monica, vuole venire un attimo, proprio 30 secondi, le rubo un attimo. Cosa è successo? Mi hanno detto di andare lì. Dobbiamo fare la manutenzione di questo proprio l'infisso e va proprio sostituito. Ah, ok. Quindi vabbè. Purtroppo è così. È capitato proprio ieri. Me lo potevano dire che l'infisso era rotto. Abbiamo dovuto riordinare il meccanismo lì della chiusura della finestra. Eccomi. Sì, prego, venga dentro. Volevo consegnarle il giornale che ha richiesto. La Settimana Enigmistica. Perfetto, grazie. La Gazzetta dello Sport. Grazie, la mia Gazzetta. Corriere della Sera. Corriere della Sera. E New York. E New York Times. Grazie, molto gentile. Ci vediamo dopo. Grazie. Ci hanno messo un po', però sono arrivati. Buonasera. E l'acquisto che mi avete commissionato. Ah, perfetto, il pigiama. Buonasera, lei è la personal? Sì, sì, è proprio lei. Che meraviglia! E quindi nulla, voleva sapere se era di suo gradimento? Vediamo. È giusta secondo lei?
Io sono bravissima. Beh, dovrei venire a fare qualche giro con lei per sì. Napoli. Grazie. Perfetto. Anche un ottimo Ah sì, magari puoi invitare a casa pranzo. Sì. È il mio generis. È il mio generis. Sono state... È stata abbastanza brava. Dopo aver messo alla prova lo staff del relè sul mare, Bruno e gli albergatori devono testare un servizio particolare che consiste nel visitare la città con ai piedi un monopattino a motore. Eccoli qua! Grandi! Piano ragazzi, piano! Però questa cosa ti fa venire la voglia di correre. Questo è proprio uno dei servizi più belli che senza dubbio offriamo. Bruno, di sorpasso! Un turista sale qua e prende proprio il volo su tutta Napoli. Anche senza mani! Questo servizio mi sembra un'ottima idea da proporre ai clienti per poter fare un'attività nuova e diversa. Gli altri non hanno avuto un'idea così geniale. Ragazzi, ho un'idea. Facciamo una gara. L'ultimo che arriva domani paga. No, l'ultimo che arriva è eliminato. Mi sono sentito di nuovo ragazzino. 3, 2, 1, via! Guardalo, corre! Bruno si muove bene sul monopattino, ben centrato. Devo dire la verità, mi ha sorpreso. Guarda che non vuole vincere! Madonna, Bruno! Mannaggia! Sono eliminato! La gara è diventata competizione pura. Vai! Però non dovevi stringere. Giuseppe è arrivato ultimo! Quindi la finale è Dionisio e Luca. Tra Dionisio e Luca la gara è tra old and new school. Vedremo chi vince. Ecco, vediamo che in testa per il momento c'è Luca. Bella partenza di Luca. C'è Luca in testa, c'è vince, Luca! Vincere, che domani vince vinco Luca. Io! Ho fatto vincere a Luca perché Luca vuole vincere. Così domani perderà e non se ne rammaricherà. Qualcosa ha vinto. Vai, Luca. Grande Luca, grande. Vediamo se vince un hotel che ha un infisso che mi lascia il dito nero, E allora, vai! Magari significa che dovrò cominciare anche io a sporcarlo il Napolitan Trips invece di tenerlo sempre bello pulito. Ormai è notte. Agli albergatori non rimane che tornare in hotel. Il rumore del mare riuscirà a cullare dolcemente il loro sonno? Alla mattina il panorama è così piacevole che gli albergatori decidono di testare la colazione a letto. Pronto, buongiorno? Sì, buongiorno. Vorrei fare colazione in camera, è possibile? Certo, che cosa le faccio preparare? Allora, guardi, io stamattina mi sono alzato e ho una fame pazzesca. Ho una passione folle. Per i friarielli. Questo telefono è scassato sicuro. Un caffè e poi un centrifugato. Mela, zenzero. Carta, penna e si va a ordinare la colazione. Perfetto. Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Controllatevi il telefono perché non funziona. Allora, volevo un caffè americano. Un caffè americano? Bollente con un po' di acqua calda a parte. Ci vorrebbe un bel caffè, innanzitutto per iniziare. Ho provato a telefonare, ero occupato. Eravamo al telefono al signor Barbieri, magari. Ah, perfetto, ci ha preso proprio. Mi sono dimenticato di dirgli friarielli piccanti. Pronto, buongiorno? Sì, sono sempre Barbieri. Salve, signor Barbieri. Salve, buongiorno. Senta, friarielli me li fate molto piccanti? Allora, io la stavo per chiamare proprio a proposito dei friarielli che purtroppo mancano. Come a Napoli non avere i friarielli è come dire... cioè... Allora, facciamo una cosa, mi fa un omeletto? Un omeletto, come la gradisce? Col salmone affumicato, c'è? Hai il salmone affumicato? No, il salmone manca. Ah, non c'è sì, il salmone manca. Un omeletto con i funghi? Un omeletto con i funghi? Signor Barbieri chiedeva un omeletto con i funghi. Ma vogliamo anche una lasagna, magari? Una lasagna? No, le lasagne no. Le lasagne le mangio a Bologna. Che tipino. Senta, facciamo una cosa. Sì. Vi faccio un omelette come vuole la cuoca. Perfetto, allora è il tempo di preparare il tutto. La cosa incredibile è che mi hanno preso anche in mezzo. Monica, dai la comanda alla nostra chef. Sì. Erano comunque abbastanza arrabbiate. Su, dai che si smanetta quest'oggi, ragazze. Grazie mille. Il caffè americano è buono ed è bollente. Prendiamoci prima il caffè. Ragazzi, si deve fare la colazione in camera al signor Barbieri, che l'ha richiesta già da un po'. Questi non avevo richiesti e possono pure scomparire. Se uno chiede una cosa, uno si deve attenere a quello che ordinerà. Un bel bicchiere d'acqua, magari 3 bicchieri d'acqua vicino ai caffè. Forza, ragazze! Una delle regole dell'hotellerie è che quando si chiede una colazione in camera, almeno dopo 20 minuti la colazione ti deve arrivare. No, bella Francesca. Vabbè, non è successo niente, lo rifacciamo. Una cosa che odio del pomodorino è quando non si leva cosiddetto stup. Questa è la parte più sporca del pomodoro.
Ci scusi per l'attesa, le faccio presente che c'è anche la sfogliatella frolla al limone, così prova anche questa al limone. Va bene? Grazie. Buona colazione. Questa non è un'omelette. Questa è una frittata con il prosciutto dentro. È incredibile. Mi hanno portato 3 caffè e sono da solo. 3 bicchieri d'acqua. Vabbè, sono andati un po' nel pallone. Sicuramente da questa colazione mi aspettavo molto, ma molto di più. I clienti hanno ordinato davvero di tutto, quindi sono fiduciosa. Albergatori, il nostro soggiorno termina qua e questo è il conto. Secondo voi cosa abbiamo speso a testa? 190, visto il giro di ieri sul Segway. Luca? 170, va. Io dico 100 di camera e 30 per il servizio esterno. Quindi 130. Cari albergatori, abbiamo speso la bellezza di 215,75 euro a testa. La mia suite è costata 138 euro. La camera di Luca, 128 euro. E le 2 deluxe, 108 euro. Il prezzo lo trovo sufficientemente corretto. Poi il personale dell'hotel è andato a prendermi un pigiama, 50 euro. Colazione in camera era compresa. Poi il giretto ci è costato 75 euro a testa. Forse troppo caro. Credo che lì Francesca abbia ricaricato di un po', perché noi albergatori sui servizi, sia chiaro, ma ci dobbiamo guadagnare. Sei d'accordo, non Luca? Sono d'accordo con Dionisio. Il prezzo del servizio è il prezzo proprio che costa il servizio. Conosco quel servizio perché anch'io nella mia struttura lo offro. Tu su una bottiglia di vino che vendi in albergo non applichi il ricarico? No, no, sulla bottiglia di vino sì, assolutamente. Allora, scusa, non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, io ho detto Luca, semplicemente. Io ho l'impressione che ti facciamo due mestieri diversi. Anche io. Il tuo mestiere è un po' obsoleto rispetto al mio. Dionisio, secondo me, non si è innovato, vive sugli allori e questi allori tra poco seccheranno. Dionisio dovrebbe fare qualche ripassatina di economia aziendale, economia sono management. Sono Bocconi, gestisco 3 strutture a Napoli, 2 strutture a Roma. Appunto, Roma. Non hanno senso i tuoi calcoli. La ricarica è dovuta, senza, non possiamo tenere in piedi le nostre strutture. Prego, albergatore. La location è dato 6, perché la posizione sì è invidiabile, ma la struttura è davvero piccola. Alla camera ho dato 4 perché la finestra era rotta e loro lo sapevano. Avevano l'obbligo di dirmelo. Ai servizi ho dato 8 perché il servizio col Segway mi è sembrato eccellente. Al prezzo ho dato 6 perché è stato onesta intellettualmente e non ci ha applicato nessuna commissione sul servizio nightly. Se vuoi svegliarti a Napoli con il mare davanti e le Vesuvie sullo sfondo, il Rally sul mare è il posto giusto. Una vista strepitosa. Peccato che Francesca non sia riuscita ancora a mettere a punto l'organizzazione del suo staff. Il relais sul mare ha totalizzato 68 punti. Nonostante le diverse critiche alle camere, la posizione fronte mare e il servizio di monopattino a motore portano Francesca in testa alla classifica parziale. Il voto di Bruno confermerà o rivoluzionerà la situazione? Albergatori, è arrivato il momento di scoprire la classifica parziale, quella con i vostri voti. Perché vi ricordo che mancano ancora i miei, che potranno confermare la classifica o rivoluzionarla. Ora i 4 albergatori di Napoli sono uno di fronte all'altro. Stanno per scoprire i loro voti. Albergatori, innanzitutto vi voglio dire che in tutti i 4 vostri hotel ho respirato la vera atmosfera di Napoli. Complimenti a tutti e 4. Grazie. Ma adesso è arrivato il momento di scoprire la classifica parziale. Luca, partiamo da te. Quanto hai totalizzato? 50. Come ti sembra? Sicuramente mi aspettavo un punteggio maggiore. C'è una voce in cui non sei andato per nulla bene. Sono le camere. Dionisio, tu quanto hai dato alla camera di Luca? Io ti ho dato 3. Tu ce l'hai presentata come le camere del re, ma non c'era la servitù. Tant'è che ci dici che per avere il cambio di biancheria noi dobbiamo pagare 6 euro se lo vogliamo, e trovo che è imperdonabile. Dionisio, è molto interessante come non riesci neanche a comprendere l'italiano. Ogni giorno alle Napolitan Trips cambiamo gli asciugamani. C'era scritto in un modo palesemente chiaro. Questo non c'è dubbio, penso che mastico comunicazione molto meglio di te, perché è evidente, hai un po' paura del Napolitan Trips. Perché i suggerimenti di noi vecchi albergatori, perché non ne fai un po' tesoro? Credimi. Sai qual è il punto? Che i giovani fanno paura. Il rinnovamento è sempre la prima causa di spavento.
Da te trovo il grasso, trovo i peli sul letto. Mamma mia, terribile. Terribile. Dice... E invece di rifarmi Luca, la camera, tu che fai? Mi porti un bicchiere di spumante. Dai. Luca, avrai modo di criticare l'albergo di Dionisio quando sarà il turno di Dionisio. Ad ogni modo, ti devo dire che a me la tua location è piaciuta molto. Ho dato un 9 alla location e un 8 alla camera del tuo ostello, che mi ha fatto ritornare giovane per una notte. Grazie, Bruno. Passiamo ora a Dionisio con la sua ciliegina. Vado. Io sono a 55. Francesca, tu sì, quanto hai dato al prezzo di Dionisio? Zero. L'ho trovato veramente eccessivo. Beh, innanzitutto il prezzo lo fa il mercato. 160 euro. Oggi, uso singola, no. Improponibile. Lì il punto non è il prezzo. Il problema è che evidentemente non ti abbiamo trasmesso il nostro valore. Francesca, che voto hai dato ai servizi? 4. Da te mi aspettavo veramente tanto di più. E alla camera? 5. Perché a me, per la piccola apertura, io non avevo proprio panorama. Francesca, gli hotel sono questi. Si chiede il cambio camera. Cioè, fa parte dei servizi. Certo, magari avrei potuto farlo, ma perdonami, tu mi hai assegnato. Io ti ho chiamato camera perché ho trovato nero. Sull'infisso mi hai portato lo spumante. È un infisso esterno. In ogni caso ti abbiamo fatto il ripasso. Non mi avete fatto niente, perché la mattina era uguale l'infisso. Volevi farmi ubriacare per non vedere più niente. Sei adirato. Sei adirato e non fai un buon servizio al nostro mestiere. Sono divertito. Non adirato, proprio divertito dalla tua risposta a Francesco. Ad ogni modo, hai preso anche un bel voto, Dionisio. Sulla location, quanto gli hai dato, Giuseppe? 8. Tu sei al centro di Napoli, piazza Municipio, quindi... Bene, è il turno di Giuseppe. Vado. Scopri i tuoi voti. 57. Che significa che in questo momento sei in pole position. Sì, più 2. Ma c'è un albergatore a cui la tua camera non è piaciuta per niente. Quanto hai dato alla camera, Francesca? 0. Oh. Ho dato 0 perché purtroppo l'ho trovata molto sporca. Capisco il copriletto che ti è stato cambiato. Sì. Sembra strano che una location palazzo storico, travia vista, c'è anche continua manutenzione e si salta una stanza, mi sembra proprio strano. Sembrava proprio che fosse stata saltata. Ma è una camera brutta. Che la ritrovi a Napoli, una camera no, del genere? Però... Una camera con 2 bagni di 55 metri quadri la trovi a Napoli? Sicuramente, molto ampia, però mi dispiace davvero. Però voglio portare una nota positiva. Giuseppe, sai quanto ho dato la tua location io? Quanto? 9. Perché a me il palazzo è piaciuto moltissimo. Grazie. Francesca, sei rimasta solo tu. Come pensi di esserti posizionata nella classifica provvisoria? Credo di essere... vicino a Giuseppe. Prima di Giuseppe o dopo Giuseppe? Spero prima di Giuseppe. Quindi essere in testa? Spero di sì. Bene, e allora vediamo. Quanto hai totalizzato? 68. Un bel voto alto. Sei sopra Giuseppe di 11 punti. C'è una voce in cui però hai preso meno. Qual è? La camera. Luca. Ti ho dato 3. La camera proprio non mi è piaciuta. Il letto, c'è una testata e dietro c'è uno specchio gigante. Mi giro a sinistra, sull'armadio c'è uno specchio gigante. Mi ha ricordato i miei periodi giovanili in cui negli alberghiature ci sono questi specchi un po' dappertutto. Cioè, gli stai dicendo che ha una camera bordello? A me è sembrato assolutamente quello. No. La scelta dello specchio è voluta per far riflettere i colori del mare, quindi è stata una cosa voluta. Dionisio, tu che voto hai dato? 4. Perché c'era l'infisso rotto. Se Monica al momento del check-in me l'avesse detto, guardi, l'infisso è rotto, avrebbe avuto la mia solidarietà e simpatia. Comunque l'infisso si poteva chiudere. Cioè, io non posso chiudere l'infisso. Devo chiudere la tapparella, mi devo serrare. No, invece non è così, Dionisio. Beh, assolutamente. Devi dire, accade questo nella tua camera, che vuoi fare? Ti cambio camera o te ne vai a dormire altrove? Ma non puoi scegliere tu per me. Albergatori, in questo momento in testa c'è il relè sul mare, che ha guadagnato 68 punti. Al secondo posto il Santa Chiara Boutique Hotel con 57 punti. Al terzo posto la Ciliegina con 55. E ultimo della classifica provvisoria, il Napolitan Trips con 50 punti. Mancano ancora i miei voti, che potranno confermare la classifica o rivoluzionarla. Ognuno di voi dovrà aspettare davanti al proprio albergo la macchina di 4 hotel. Io sarò solo su una delle 4. Quella del vincitore.
Le auto di quattro hotel sono partite, ma solo su una di queste macchine viaggia Bruno. Raga, ma speriamo che vengano presto. Quella diretta verso l'hotel del vincitore. Ma da arrivare. Naya, che muoio. Ci deve stare Bruno. Dormito nella stanza più bella di Napoli. Chissà se c'è Bruno, speriamo che c'è. Oh, eccoci, eccoci. Arriva, arriva, arriva. Francesca, apri! Uno, due, tre, via! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Niente, non c'è Bruno! Grande Bruno! Sei tu il vincitore! Grazie, bravo! Grazie, grazie. Bravi tutti! Abbiamo fatto vedere quel che eravamo capaci. Qualcosa si è sbagliato e lo miglioreremo, ma è andata bene così. Complimenti Giuseppe! Grazie Bruno! Ho premiato il Santa Chiara Boutique Hotel perché a casa tua mi sono sentito dentro la pancia di Napoli! Grazie, grande! Bravo, 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 dammi un file! Dai, grande, grande! C'ho gli occhi, credo, molto lucidi e ci ho creduto tanto fino alla fine e non fa niente, è un gioco. L'importante è che abbiamo fatto una bellissima figura. Giuseppe, tu hai vinto 5.000 euro da reinvestire nella tua attività. Grazie mille! E allora Giuseppe, vado col bonifico. Allè! Sicuramente i voti dei miei concorrenti sono stati di una disonestà intellettuale unica. Quindi, come dire, ridiamoci su, divertiamoci e basta. Ciao con 4 hotel! Mi fate emozionare. Con i suoi voti, Bruno ha rivoluzionato la classifica parziale, facendo salire al primo posto il Santa Chiara Boutique Hotel di Giuseppe. Slitta al secondo posto il Relais sul mare di Francesca, mentre si posizionano a pari merito il Neapolitan Trips di Luca e la ciliegina di Dionisio.